Noto la prima volta? Noto la prima volta. Come la trovate? È incredibile, sembra di essere in una favola, è bellissimo. È la prima volta anche che assistete a questo rito pasquale, stamani fra l'altro Roma si è aperto con la benedizione e la messa in piazza San Pietro del nuovo Papa, di Francesco, no? Sì, sì, assolutamente. Siamo vicini al nuovo Papa a distanza, però sono molto contenta anche di essere qua. Quanto tempo vi fermate? Siamo venuti qui mercoledì e saremo fino a martedì, quindi quasi una settimana. Alloggiate in qualche albergo, in qualche posto qui locale? No? Sì, siamo qui a Noto, a Villa Dorata. Ah, perfetto, quindi buona cucina, bel tempo, bel clima, insomma tanti posti da visitare. Sì, guardi, da Londra è una meraviglia. Attenzione ai dolci perché vi prendono per la gola. Lo so, già stiamo soffrendo ma siamo molto felici. Bene, buon soggiorno allora a Noto e in Sicilia. Grazie mille, grazie dell'ospitalità. Allora, altri turisti presenti, fra i tanti presenti qui nella scalea della cattedrale del Duomo di Noto, dove fra poco vedete le due statue, la statua del Cristo risorto e della madre, della Madonna, che finalmente ha tolto il lutto, lo ha abbracciato e lo accompagna nel lungo percorso di religione e di storia vissuti in questi 2000 e passa anni. La campanella dà il segnale ai portatori di fare muovere le statue. Vedete questa scalea che vede tanti altri riti religiosi, ricordiamo l'uscita del patrono San Corrado, che in questo momento vede le due statue proprio salire su per la cattedrale. Vedete l'inquadratura della nostra regia spettacolare, con la gente che ha chiuso, che si è chiusa dietro le statue, la banda che scorre sul corso principale, sul corso Vittorio Emanuele, e l'imponenza della cattedrale risorta, perché anche per la cattedrale, per il Duomo di Noto, parliamo di resurrezione, si stanno ultimando gli affreschi all'interno e la chiesa, dopo il crollo della cupola del marzo 96, quando tutti temevamo insomma che sarebbero passati molti anni per il recupero, e invece è risorta, è rinata, e questo è un grande segno di speranza, soprattutto in un periodo particolare come questo, dove la gente ha voglia, ecco come vedete, di partecipare, di uscire fuori, di abbattere la crisi e ritrovarsi con una certa serenità nelle piazze delle nostre belle città siciliane per assistere a questi riti particolari che ancora mantengono le tradizioni, mantengono il folklore, che serve sia a far riflettere, e per le persone religiose, ecco, a far vivere i momenti più intensi della liturgia che la Settimana Santa propone, ma anche a tutti gli altri di vivere bene questo clima di serenità, questo clima di speranza che si apre anche con la primavera siciliana. Vedete il giardino di pietre, il centro di Noto, pieno di gente. Il richiamo per i turisti è forte. Gli sbandieratori, con qualche difficoltà, portano via e si allontanano dal corso. Ecco, sentiamo magari qualcun altro, vediamo di rintracciare fra i tanti turisti presenti a Noto. No, riusciamo a rintracciare qualcuno di Noto, un netino, vediamo, lei è netino? No. No.
Agrigentino. Agrigentino, la prima volta che assiste alla pace qui a Noto? Sono venuto a Noto tantissime volte, ma alla pace assisto oggi. Oggi. Ma io vengo da una provincia, Agrigento, Caltanissetta, dove queste cerimonie sono frequenti. Il giovedì santo, il venerdì, la domenica e poi anche il lunedì. C'è In quale città si manifesta a livello, ecco, il rituale maggiore? Forse la processione del Venerdì Santo più bella di tutta Sicilia è quella di Enna. Sebbene sia una città senza vescovo, e viene giù da Piazza Armerina, però forse è la processione più bella, forse quella più interessante sotto il profilo religioso, perché è cantata, è quella di Agrigento, perché attraversa il centro vecchio, dunque la città, diciamo così, araba, e sale fino alla cattedrale e vi è un canto vecchio di più di 200 anni che viene ripetuto anche con il suono, mentre ad Enna non c'è questo accompagnamento. Quelle più spettacolari della Sicilia sono nel Trapanese, Trapani e Marsala, perché hanno un retaggio più spagnolo e sono molto, molto più affollate, ma purtroppo adesso c'è il malvezzo di portare le vare con i camion, con le lambrette, è finito quella ritualità che c'è ancora nell'interno. Un'altra delle processioni, forse tra le più belle, è quella di San Cataldo, però non è affollata perché il paese ha 20.000 abitanti, 18.000 abitanti e non c'è un grande assembramento. Qua a Noto vi è anche una presenza di stranieri. Ecco, come trova quella di Noto? È spettacolare anche perché insomma il palcoscenico diciamo, è troppo bello. C'è uno scenario che è spettacolare. Incantevole, unico in Sicilia. Da film. Troppo bello. Quanto tempo si ferma ancora a Noto? Siamo da qua da qualche giorno, siamo a Marzamemi e siamo all'hotel in uno degli alberghi vostri, bellissimo. Tutti composti e tutti bravi. Marzamemi è anche bella come località particolare, il porticciolo, il mare. Siracusano, le due cave, la cava di Noto, la cava grande di Siracusa, tutto è bello a Siracusa. Anche i siracusani sono anche più un po' diversi del resto dei siciliani, che siamo purtroppo violenti, E poi c'è il nostro cibo, no? E c'è cibo anche. Bene, auguri di buona Pasqua e buon ritorno poi da Agrigento. Ecco, continuiamo con questa diretta qui da Noto. Vedete, non è difficile anche trovare un netino che ci parli della Pasqua di Noto, perché ci sono molti forestieri, molti turisti, molti stranieri anche qui in piazza. Vedete intanto che le statue, dopo essere entrate nella cattedrale, ridiscendono per la scalea in questo momento e riprendono il corteo, riprendono il cammino su Corso Vittorio Emanuele, accompagnati dalla banda che nel frattempo li ha attesi giù nel corso. Vedete i portatori impegnati dell'ultimo tratto, una ventina di gradoni ancora prima di raggiungere il basolato in pietra lavica di Corso Vittorio Emanuele. Suggestivo veramente la rappresentazione della pace. E adesso la processione su Corso Vittorio Emanuele, i fedeli, le persone che si spostano e che seguono ogni attimo, ogni momento di questo rito. Ecco l'applauso, un saluto da parte della gente qui dalla scalea di piazza della cattedrale, da piazza Municipio a Noto. Un saluto che racchiude la tranquillità, la serenità con cui si affrontano anche queste giornate festive. Adesso molte delle persone che hanno assistito seguiranno fino a Piazza Teatro la processione e poi chiaramente vivranno ancora momenti per le strade di Noto, visiteranno altri posti e poi chiaramente la giornata proseguirà con un pranzo, col pranzo pasquale.
sperando che quest'anno non si siano sacrificati tanti agnelli per questo pranzo pasquale e che si siano scelti invece gli agnelli, i dolci. Vediamo, intravedo un Etino Doc, cerco di intervistarlo. Vincenzo, buongiorno a Vincenzo Belfiore, nostro amico, viene spesso all'edicola. Finalmente abbiamo trovato un Etino, Vincenzo, perché abbiamo fatto qualche altra intervista, difficile trovare un Etino. Allora, il rito della Pasqua a Noto, insomma, pieno, una città che accoglie sempre bene i turisti. Sì, un rito che comunque ci accomuna, è un rito straordinario perché è molto sentito, è molto simile a Noto, Avola e Pachino. Cioè, questo dimostra proprio un'origine anche condivisa anche nei riti proprio della Settimana Santa, che sono una tradizione, probabilmente ci arriva dalla cultura del cattolicesimo ispanico, ecco, dalla Spagna. Quindi sicuramente è una festa. Ecco, fai un attimo la telecronaca, adesso che succede? Le due statue si stanno portando verso Piazza Teatro, no? Sì, so che l'aspetto fondamentale è molto simile in tutte le in queste comunità, anche a Comiso c'è una festa molto simile, solo che là la ripetono quasi in ogni chiesa, qui finisce tutto e le statue si ritirano nelle rispettive chiese da dove appartengono, una all'Immacolata mi pare, una a Sant'Isidoro. Ricordiamo che in questo momento si sta svolgendo anche si sta ultimando ad Avola, perché ad Avola la pace si fa nella piazza centrale a mezzogiorno e poi viene ripetuta nelle quattro piazze dell'esagono, in pratica. E contemporaneamente invece a Pachino in questo momento, quindi con una struttura molto simile, proprio l'idea che ci accomuna, che siamo probabilmente frutto di tradizioni simili, ci dovrebbe fare pensare ogni tanto. Ecco, si sente qui anche il sorriso, il fascino che i turisti, le persone forestiere che arrivano a Noto e seguono questi riti vengono accolti bene dalla città barocca. Ma sicuramente qua si sposa adesso due aspetti fondamentali. Uno, che tutti gli auguri che ci facciamo con i nostri amici e parenti sparsi per il resto d'Italia ci parlano di clima umido, nebbioso, freddo nel resto d'Italia. Quindi quando queste giornate accolgono i visitatori, i viaggiatori con questo cielo azzurro, il clima non può che essere di serenità e di pace già da solo. E sicuramente un biglietto da visita per l'inizio della stagione. Una stagione che continuerà, adesso ci sarà a proposito della manifestazione quest'anno Cavalli in Fiore, com'era? Sì, assolutamente sì, sicuramente, anzi quest'anno sarà anche potenziata perché saranno invitate altre organizzazioni, probabilmente saranno i cavalieri di Scicli che hanno una tradizione anche loro di cavalli addobbati, quindi dovrebbe essere anche molto divertente, insomma, un modo di raccontare questo saluto divertente, ecco, insomma, con i cavalli. Quindi ci saranno molte. E poi l'infiorata quest'anno dedicata al Giappone. Questo è un tema straordinario. Io ho seguito con la televisione di Stato giapponese, con la TBS e con le NHK diversi documentari su Noto e sul Val di Noto, quindi un'attenzione che hanno i giapponesi per la cultura delle città distrutte da terremoti, che probabilmente ha un fascino particolare in un territorio che vive la propria storia scandita da terremoti come da noi. Senti, detto fra noi, ieri noi abbiamo avuto all'edicola ospite il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Ma secondo te, ci è stato detto sotto sotto che sia lui che l'assessore Terranova stanno andando a scuola di giapponese, ma è vero, insomma, riusciranno a parlare in giapponese prima di maggio? Mi auguro almeno i saluti formali, però già nei manifesti già abbiamo avviato le prime scritte in giapponese per accogliere. D'altro l'altro abbiamo appunto questa serie di documentari tutte in giapponese che già sta gironzolando con l'ambasciata.